Ciao a tutti! Oggi ho preparato una crostata con farina di farro. Se volete donare ai vostri dolci o biscotti un gusto particolare e più intenso, provate questa farina. È un'ottima alternativa alla farina comune di grano e voi sapete che cambiare ogni tanto gli ingredienti fa molto bene alla salute. Volete vedere la ricetta? Seguitemi! Preparate l'impasto in ciotola, oppure se volete utilizzare un robot, mi raccomando, lavorate velocemente. Aromatizzate con scorza di limone, oppure anche con scorza d'arancia o anche con della vaniglia. Formate un panetto, spolverate il piano di lavoro con un po' di farina ed ecco qua la consistenza giusta. Coprite con pellicola e fate riposare in frigorifero almeno una mezz'ora. Questa frolla la potete preparare anche il giorno prima. Ricordate che si conserva in frigorifero per circa una settimana e nel freezer anche per 3 mesi. Ungete uno stampo da 24 cm di diametro e poi ricoprite il fondo con un foglio di carta da forno. Io lo ricavo in questo modo. Adagiatelo e fatelo aderire bene. Riprendete il panetto di pasta frolla e con una parte un pochino più grande formate la base della torta. Dovrà avere circa questo spessore. Adagiatela sul fondo della tortiera e togliete gli eccessi con un coltellino a lama liscia. Io non lo faccio sempre, ma quando penso di aver lasciato un pochino d'aria sotto, allora bucherello con la forchetta. Ed ora preparate un cordoncino che farete aderire al bordo della vostra tortiera. Create un piccolo motivo di decoro schiacciando col dito l'impasto. Farcite la torta con la vostra confettura preferita e ricopritela con le strisce ricavate dagli avanzi di pasta. Eccola qua pronta, spennellate i bordi con un pochino di latte e fate aderire le scaglie di mandorle. Decoro sistemato e ora se volete potete spennellare anche le strisce con un po' di latte. La torta va in forno a 180 gradi per 40 minuti. E voilà, pronta! Ne taglio subito una fetta. Io adoro farcire le crostate al farro con la confettura di mirtilli o di lamponi. A proposito, adesso è arrivato per me il momento di fare merenda. Se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like qui sotto il video, condividetelo ed iscrivetevi al mio canale. Grazie!